Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi andrò a realizzare un make-up con la Orgy Palette di Jeffree Star Cosmetics. Questa palette l'ho trovata nella Mystery Box di San Valentino e esattamente come per la Cremated inizialmente non era nella mia wishlist, ma appena l'ho avuta tra le mie mani ho cambiato assolutamente idea. Questa è la palette al suo interno e inizialmente non mi ispirava perché si tratta di una palette totalmente nude, totalmente matte. Quando l'ho avuta tra le mie mani, come vi stavo dicendo poco fa, ho cambiato idea perché guardarla bene, effettivamente qua c'è di tutto. È una palette super completa. Posso già dirvi che la qualità è la solita di Jeffree Star, quindi favola. Io mi sono avvicinata, ho già messo un primer e come primo colore vado ad applicare Crave in Chocolate, abbastanza leggerino per andare a creare la prima sfumatura. Vado già intanto anche a creare un pochino la forma e vado ora con un pennellino più da precisione con Glory Haul, ovvero il nero. Lo uso per andare ad intensificare la parte più esterna e mi aiuta nella sfumatura, sempre con il pennellino utilizzato prima, con un mix di Orgy e Invitation Only. Applico e sfumo con un pennello pulito. Come vi dicevo poco fa, la qualità è impeccabile, si sfumano benissimo. Per adesso la parte più interna della palpebra la lasciamo così. Vado ora con un pennellino super piccolo da eyeliner o sopracciglia con Invitation Only e vado a creare un po' una specie di cat crease. Ovviamente la parte finale non si vedrà perché si andrà ad amalgamare con tutta questa situazione. E con un pennellino punta vado a sfumare la parte solo superiore. Questo è l'effetto che voglio ottenere. È in pratica un po' come se spostassi la mia piega un po' più su. Vado ora con un prodotto in crema a farmi la mia cat crease, cercando di stare appena appena sotto la riga fatta poco fa. Vado a risistemare la sfumatura e vado a riempire tutta la parte più interna, quella che ora è bianca, con I'm Shy, ovvero il bianco. In pratica vado a fissare la jumbo. E voilà, era da un sacco che non facevo un look totalmente matte, ma devo dire che mi piace davvero un sacco. Questa è una palette totalmente matte, essendo che non voglio andare ad utilizzare altre cose, il look, eccolo qua. In questa collezione c'era anche una palette più piccolina, composta unicamente da shimmer. Io non ce l'ho, e quella, vi devo dire la verità, effettivamente continua a non ispirarmi troppo. Ovviamente se la dovessi trovare in qualche mystery, mi dovesse arrivare, non lo so, comunque sarei contenta perché comunque io colleziono anche Jeffree Star, quindi da collezione, ok. Invece questa come palette totalmente matte, secondo me è molto utile. Bene raga, io ora vado a fare lo stesso sull'altro occhio, completo il look. Non so se metterla eyeliner, vedrò. Comunque mascara, ciglia finte, completo sotto. E noi ci rivediamo per le considerazioni finali. Eccomi qui raga, a make-up completo. Se vedete la situazione della base un po' strana e vi state chiedendo il motivo, allora vuol dire che non avete visto il video di settimana scorsa e vi consiglio vivamente di andarlo a vedere perché ci sono un sacco di cosine interessanti. Per le labbra oggi ho utilizzato le NYX Lid Lingerie nelle colorazioni low cut, quella più scura per fare l'esterno, e all'interno quella più chiara turn on, con sopra il Shine 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 Gloss di Essence, questo qui glitteratino. È super bello, è super rinfrescante questo. E quindi nulla raga, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate di questo look, se vi piace, se avete questa palette. Io devo dire che amo i look così opachi, mi piacciono veramente un sacco. Io come al solito vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video. Vi ricordo inoltre che giù nell'info box trovate tutti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!